tutti amici di Animazione Magica, come va? Finalmente sono tornato sul canale, qui è sempre il vostro Alfonso che vi parla e finalmente sono finiti tutti gli impegni di lavoro e di università che avevo e quindi riesco adesso a tornare sul canale e torno sul canale con una notizia spettacolare, con una cosa sensazionale. È stato gli ultimi 3-4 giorni sono stati veramente incredibili. C'è stato infatti il primo e il 2 dicembre a Napoli il più grande raduno del magico del sud Italia, a cui io ovviamente ho partecipato, e evento organizzato da Fabbrica Magia, si chiama Wonder of Magic, non perdetevelo l'anno prossimo, mi raccomando, tutti quelli che possono ovviamente, perché ragazzi è stata una cosa eccezionale. E durante questo raduno, il primo dicembre, c'è stato anche uno spettacolo che si è tenuto proprio in teatro, in un vero e proprio teatro, e questo teatro ha accolto, ragazzi, artisti di fama, artisti veramente bravissimi qui del sud Italia, che io conosco molto bene, ma non solo del sud Italia, perché qualcuno veniva anche dal nord e qualcuno anche da fuori Italia, vi spiego. C'erano i bravissimi Antonio Cacace, Mago Saicon, Mago Russell spettacolare, tutti artisti della zona, Gabriele D'Angio, eccetera, eccetera. Poi sono venuti Alessandro Parabiaghi, che fa comunque parte della crew di Fabbrica Magia, molto più noto come un grandissimo youtuber, ovviamente, e lo stesso Jack Nobile, grande mago e anche lui grande youtuber soprattutto. E la cosa sensazionale di quest'anno è stata la presenza di, ragazzi, niente poco di meno che Dani da Ortiz, quello che secondo me è attualmente il miglior cartomago al mondo, ovviamente rispetto al mio modesto parere. Il più grande cartomago del mondo, ragazzi, e non ci potete credere, non voglio dilungarmi troppo perché magari poi farò un video a parte sul Wonder of Magic, ma adesso voglio parlare solo dello spettacolo, perché ragazzi, Dani da Ortiz mi ha chiamato sul palco con lui per fare le sue magie. Oh mio Dio! Va bene, basta con questo entusiasmo, sciogliti un po' e andiamo subito al video. Purtroppo il video non sarà integrale di tutto lo spettacolo che ha fatto Dani da Ortiz, perché grazie Eddie, ti ringrazio, il mio amico non è riuscito a filmare interamente la routine, cioè tutto lo spettacolo, però ci sono vari spezzoni che adesso vi andrò a mostrare. Spero che vi piaccia. E cosa dirvi? A Davide Ortiz. Le persone molte volte mi dicono: ma forse tu sai come fare i giochi. Ma questo non è vero, non so come faccio. Se non mi credete, vi faccio vedere. Il tuo nome è? Non ho capito. Come ti chiami, scusa? Ok, va bene. Scusami. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Questo è molto veloce. Ok, è la tua vita. Adesso dimmi quante, una, due, tre o quattro carte? Quattro carte. E adesso per la magia. Il tuo nome è? Sam. Metto le carte così e tu mi dici stop. Qua? Hai tutto il mazzo, va bene qua? Ok. Non so com'è possibile. Non faccio niente. Ma succede di nuovo. Puoi contare col tuo dito quante carte ci sono sul tavolo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte. Se qui sul tavolo ci sono 10 carte, queste 4 carte sono esattamente un 10, un altro 10, un altro 10 e un altro 10. Guarda la sua faccia, è impossibile, è incredibile. Ah! Dimmi stop veramente veloce. Questo è molto molto veloce. Non so com'è possibile. Ma adesso non ci sono più 10 carte. Puoi contare con il tuo dito quante carte ci sono ora? 4, 5, 6, 7. Se sul tavolo ci sono 7 carte, quelle che prima erano 10, ora sono 7.
Non lo so com'è possibile. Ok, gli ho detto di pensare una carta. Hai una carta nella tua mente? Sì. Dimmi soltanto se la tua carta è alta o bassa, o in mezzo. Alta. E dimmi se la tua carta è rossa o nera. Nera. Adesso non lo so, dimmi che dimmi. Dimmi la tua carta, che non lo so. Il re di picche. Ogni carta è possibile. La gente mi dice: Danny, sei molto veloce con le tue dita, con le tue mani. Ma non è vero, non faccio niente. Se sono, sono molto veloce, non cioè sono molto grasso, non veloce. Perché adesso gli ho chiesto di pensare una carta. Ogni carta è possibile. E non faccio niente. Solo aspettare. Che carta vuoi? Il re di picche. Il re di picche. Il re di picche. Ma facciamo un'altra cosa. Metto il re più o meno in mezzo. Dimmi stop e il re appare. Dimmi stop e apparirà. Dimmi stop e apparirà. Dimmi stop e apparirà. Dato che non appare sul tavolo, appare sulla scatolina. Wow. Ok, improvviso qualcosa. Improvviso qualcosa. Olè. Chi mi presta un mazzo? Chi mi presta un mazzo di carte? Eccolo qua. Oh! 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 No, non l'ho visto, per fortuna. Numero uno. Prendi la carta che vuoi e mettila dove vuoi e fai quello che vuoi. Non mi interessa. Ho solo una domanda. Il tuo microfono sta funzionando o no? No, non lo so, non importa. Non è un problema. Ho una domanda. Di chi era il mazzo che non era mio? Tuo? Il mazzo è completo? Tutte le carte sono nel mazzo? Ci sono alcune carte girate al contrario o no? Ok. Tu ti ricordi hai preso il mazzo? Hai fatto quello che volevi? Ma hai messo alcune carte? Quante carte hai messo? Una sola? Solo una carta girata al contrario. Puoi far vedere tutte le carte sul tavolo? Che carta è girata al contrario? Il 7 di fiori. Ok, ferma. Dato che vi ho detto all'inizio, non faccio niente, è per giochi come questo. Perché sono qui, molto, più, molto lontano da lei. Lei ha preso il mazzo, lei l'ha mescolato, lei ha fatto tutto quello che voleva, ma ha girato una carta quella che voleva. Ma la domanda è, come è possibile che nel mio mazzo di carte, girata al contrario, c'è la stessa carta? Se tocco mi conosco, quindi non faccio niente. Puoi far vedere tutte le carte? Puoi dirmi se c'è una carta girata al contrario ed è esattamente... È il mio omaggio particolare a Dai Vernon. Dai Vernon ha detto che per fare questo gioco devi tagliare il mazzo più o meno a metà. Devi mettere la metà faccia in su e faccia in giù, un po' di carte, e mescolare. Le persone sanno che stai mescolando perché puoi ascoltare il rumore delle carte. Le persone sanno che sto mescolando perché potete vedere le carte faccia in su, faccia in giù, faccia in su, faccia in giù. Ho bisogno che tu scelga una carta. Puoi venire e dirmi stop. Dimmi stop quando vuoi. Forse questa o questa, quello che vuoi. Dimmi stop, quale? Il 2, va bene? No. Non preferisci il re o un'altra? O il 2, va bene il 2? Metto il 2
più o meno in mezzo al mazzo. Non è il mazzo, è in mezzo. Più o meno in mezzo. Non so come potete vedere questo, ma ci provo. Vado soltanto per alcuni secondi. Perché voglio farvi toccare che le carte sono veramente mescolate faccia in su e faccia in giù. Le carte sono faccia in su, faccia in giù. Su e giù. Per un lato, per l'altro lato. Tutte le carte sono mescolate. Che cosa stai facendo, professore? Proverò. Quando schiocco le mie dita, tutte le carte saranno faccia in alto, tutte tranne una, la carta scelta. Non chiudete gli occhi. Tutte le carte sono faccia in su. Tutte tranne una più o meno nel centro, esattamente, o forse no, ma sì, ecco qua, il 2, grazie. La 29esima è la prossima è la 29esima. Sì. E la carta era il 3 di picche. Puoi vedere la carta a tutti? Esattamente. Ok. E quindi ragazzi, non ho parole, semplicemente spettacolare. Grande Dani, grazie mille. E ovviamente stare lì sul palco con a sinistra Dani da Ortiz, a destra Jack Nobile. Cioè, vabbè, cosa volere di più dalla vita praticamente per un mago? La regola per rendere un mago felice qual è? Mettergli Dani da Ortiz da un lato e Jack Nobile dall'altro. E ragazzi, con questo è tutto, io adesso vi saluto, vi do un bacio, qui è sempre Alfonso e ciao a tutti da Animazione Magica, al prossimo video, ciao!